La storica Lucia Cece è la vincitrice della prima edizione del Premio Friuli Storia, scelta da 100 lettori fra tre autori indicati da una giuria scientifica. Il premio, promosso dall'Associazione Friuli Storia, che ha ricevuto anche l'adesione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nasce dalla convinzione che lo studio della storia non sia una materia riservata agli specialisti, ma un requisito necessario per la crescita dell'intero Paese, oltre che dalla convinzione che la consapevolezza del proprio passato sia ancora più importante in un momento di crisi economica e sociale come quello attuale. Il premio è realizzato con il contributo di Regione, Provincia di Udine e Fondazione Kruppe, con la collaborazione di Associazione Partigiani Osopo Friuli, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione di Udine, Associazione Culturale e Storia di Gorizia e l'Associazione Gruppo Studi Storici e Sociali Istoria di Pordenone. Lucia Ceci, con l'opera L'interesse superiore, il Vaticano e l'Italia di Mussolini, si è aggiudicata il primo premio di 10.000 euro che le è stato consegnato nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Salone del Parlamento al Castello di Udine. È un'esperienza che mi dà gioia e mi onora, sia perché le caratteristiche di questo premio, che mira a valorizzare la ricerca storica che riesce a raggiungere un pubblico di lettori più ampio, dicevo, questa caratteristica risponde anche allo spirito con cui ho cercato di scrivere il mio libro, ma mi onora anche il fatto che questo premio venga conferito ad Udine, perché si tratta di una città e di una realtà che la storia l'ha vissuta nel corso del Novecento, nei passaggi più drammatici, le due guerre mondiali, la Resistenza, gli anni della Guerra Fredda, e che in questi anni la costruisce, la diffonde, è impegnato a valorizzarla, una città e una regione che sono impegnati a valorizzarla. Quindi questo secondo aspetto, anche proprio la collocazione friulana di questo premio, mi onora profondamente. La scelta nella sua opera proprio della tematica, il Vaticano e il fascismo. Ecco, come mai ha puntato proprio su questo aspetto? Si tratta di una ricerca che io portavo avanti da molti anni, che aveva avuto poi un'accelerazione quando l'Archivio Segreto Vaticano ha reso accessibili agli studiosi i documenti relativi al pontificato di Pio XI, che va dal 1922 al 1939, quindi un pontificato decisivo per la storia italiana e anche per la storia europea. E dopo anni di ricerche specialistiche su temi specifici, la guerra di Etiopia, il ruolo dei vescovi, ecco, mi è sembrato che fosse giunto il momento di fornire una narrazione unitaria dell'intera vicenda. Quindi il libro parte dall'infanzia di Mussolini e arriva a Dongo, cioè parte dalla fine del lungo Ottocento e arriva poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, proprio con l'intento di capire, di comprendere e di ricostruire l'intera parabola di questo rapporto così importante, così significativo per la storia italiana, ripeto, e anche per la storia europea. Colmare lacune informative, anche questo è lo spirito del premio. Lei, tra l'altro, appunto, è presidente della giuria. Sì, lo spirito del premio è quello di rendere accessibile al pubblico dei non addetti ai lavori grandi opere di storia. E per questo motivo noi abbiamo pensato un meccanismo di selezione diviso in due parti. Una giuria scientifica seleziona una terzina di opere, ma è poi una giuria di 100 lettori estranei al contesto accademico a selezionare all'interno della terzina il vincitore. In questo modo noi vogliamo selezionare opere che abbiano una doppia caratteristica: rigore scientifico e potenzialità di diffusione oltre agli addetti ai lavori. Che cosa rappresenta per Udine questo premio? Ecco, tra l'altro, prima edizione, Udine che diventa la capitale della storia contemporanea, quindi allargandosi alle realtà di tutto il territorio nazionale, quindi non soffermandosi esclusivamente sulle nostre caratteristiche. Ma diciamo, l'idea è nata tra me e Tommaso Piffer partendo da svariate considerazioni. La prima è che la storia qui in Friuli
ha lasciato tracce e ferite molto profonde e ancora molto vive. E a questo corrisponde quindi un interesse per la storia contemporanea da parte degli abitanti di questa regione indubbiamente superiore a quello di altre regioni. In più il Friuli vanta il maggior numero di lettori di libri in tutta Italia, cioè il rapporto fra libri venduti e abitanti dice che il Friuli è una regione colta e interessata a certe cose. E quindi abbiamo pensato che ambientare un premio qui significava mettere sul campo proprio quello che avevamo pensato necessario, cioè un'opera di divulgazione dello studio della storia, di mettere a disposizione dei lettori materiale storico nuovo, scientificamente fondato, ma anche capace di divulgare la storia, cioè di parlare al lettore comune. Il dovere di ricordare è solo un compito dello storico? È un compito che lo storico assolve per il resto della società, è la società che ha il dovere di ricordare. Ben inteso, ricordare è anche un'arte sapiente di dimenticare, cioè di scegliere ciò che va dimenticato e ciò che va ricordato. La nostra memoria è come un tavolo dove ci sono molte carte e uno periodicamente deve decidere alcune carte di mettere nel cassetto e altre di sceglierle. Ecco, appunto, e quando è necessario dimenticare? Sempre, cioè l'arte di ricordare è l'arte di dimenticare, cioè di scegliere cosa ricordare. Bisogna conoscere tutto, e questo è il mestiere dello storico, però poi bisogna mettere insieme. Nella mitologia greca mnemosune e lete vanno insieme, memoria e oblio sono un intreccio nella storia della letteratura, nella storia della cultura, e l'arte di ricordare è l'arte di sapere scegliere cosa dimenticare. E questa è un'occasione proprio per approfondire tra l'altro anche queste tematiche. Certo, questo è il più importante premio di storia. Alla prima edizione, però, dato anche il consesso dei giurati, di cui ben inteso io non faccio parte, quindi non sto facendo un complimento a me stesso, ma alle persone che ricordo, questo, dicevo, è un importantissimo premio di storia, e oggi stiamo dando luogo a una cerimonia in onore della memoria. Perché è importante per la nostra regione un'iniziativa di questo genere, a parte che dà ampio respiro alla nostra regione, ai nostri personaggi, alla nostra storia, però Udine diventa capitale anche della storia contemporanea nazionale. Beh, intanto è un riconoscimento della nostra regione, sappiamo che anche storicamente la nostra è una regione complessa, però anche una regione molto europea in una posizione geopolitica straordinariamente importante. Oggi con Friuli Storia siamo riusciti a fare una cosa che non è sempre semplice fare: da una parte abbiamo la storia anche di qualità, dall'altra abbiamo però anche il pubblico, e quindi, come dire, questo connubio ci ha caratterizzato in questo premio Friuli Storia, ma allo stesso tempo ci ha dato anche la possibilità di diventare centrali in una prima volta nel quale anche i festival, che tanti festival della letteratura e di cultura che si fanno in questa regione, sono messi insieme. Imparare dalla storia per non commettere errori in futuro? Questo pare essere un po' difficile, però se ci riesce di far sì che la storia diventi anche un argomento e un patrimonio comune, non necessariamente comune inteso come uguale per tutti, ma comune inteso come conoscenza e come capacità anche di farne un pezzo della propria tradizione, come accade assolutamente nella nostra regione, chissà che non facciamo qualcosa di buono. Poter ospitare qui questo premio Friuli Storia, che vede appunto tante associazioni riunite, è di grande prestigio per la nostra città. Il tema della storia, soprattutto la storia contemporanea, è molto urgente, perché la storia anche sì, ha sempre dei riflessi sul presente, e se no appunto forse non ce ne occuperemmo nemmeno, se no appunto sarebbe diventata ormai letteratura, perché, no? E invece qui credo che mettere a fuoco questi temi possa essere molto utile in un'epoca così difficile come la nostra. Cerchiamo di sempre di promuovere anche una riflessione tra i cittadini, una partecipazione. Questa appunto è un'epoca difficile dove c'è bisogno per tante persone di creare
creare dei momenti su cui pensare, su cui riflettere, su cui soppesare anche in modo critico, e credo che quello di quest'anno sia un evento significativo. Ricordiamo il Friuli, terra dei Romani, Aquileia, terra del patriarcato, quindi il Medioevo, come momenti importanti, terra dei Longobardi, però anche terra dove si è sviluppato un conflitto molto cruento tra, ad esempio, due formazioni partigiane, da una parte i garibaldini e dall'altra parte gli osovani, i fatti di Porzus, i fatti delle foibe. Cioè sono elementi che hanno interessato questi territori, queste popolazioni, e che vanno studiati, vanno approfonditi. Ecco perché è importante questo premio di storia contemporanea, perché il Friuli ha molto da dire. Noi abbiamo rischiato di entrare nel sistema socialista, comunista di quegli anni, di diventare magari la ottava repubblica dell'ex Jugoslavia, e invece per fortuna, e qui bisogna ringraziare soprattutto i partigiani dell'Osoppo, hanno difeso i valori occidentali, hanno difeso valori che hanno permesso a tutti noi di vivere 60 anni in democrazia, in libertà, cose importanti che non vanno dimenticate, ripeto, vanno approfondite proprio dagli storici. Questo mi pare un grande progetto, mi pare che sia un'iniziativa alla quale stranamente, e paradossalmente direi anzi, non ci abbiamo mai pensato sinora, quello di raccontare, di essere noi un po' al centro della storia, quella con la S maiuscola, ma anche quella con la S minuscola, perché tutto il popolo friulano è protagonista della storia attraverso i secoli. Non parlo solo delle ultime due guerre mondiali, ma parlo proprio la storia. Qui ricordiamo i francesi, i tedeschi, dagli Unni, i Goti, il nostro, sono passati tutti, e il Friuli, volente o nolente, qualche volta, il più delle volte, subendo. E dunque è strano, voglio dire, che finora nessuno ci abbia pensato a raccontare la grande storia del Friuli e del suo popolo. Quindi questa è una bella iniziativa che è sottolineata anche dalla presenza poi dalla regione e dalla provincia, che sono i due enti più importanti che governano il nostro territorio. E noi siamo, direi, orgogliosi, ecco, di affiancare questa iniziativa che spero prenda piede. Quest'anno è la prima puntata, e che approfondisca gli aspetti che hanno riguardato la nostra terra e il popolo italiano in generale. Lo studio della storia non è una materia riservata agli specialisti, ma un requisito necessario per la crescita dell'intero paese. È uno dei presupposti del Premio Nazionale Friuli Storia, che ha fatto diventare Udine capitale della storia. La cerimonia di consegna del premio, realizzato con il contributo di Fondazione Krupp, Regione, Provincia di Udine, e con la collaborazione di Associazione Partigiani Osoppo Friuli, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Associazione Storia di Gorizia e l'Associazione Gruppo Studi Storici e Sociali Istoria di Pordenone, si è svolta nel Salone del Parlamento del Castello di Udine. A due giurie, una scientifica presieduta da Tommaso Piffere e una composta da 100 lettori, è spettato il compito di scegliere il nome della vincitrice della prima edizione del premio, Lucia Ceci, autrice del volume L'interesse superiore, il Vaticano e l'Italia di Mussolini. È una esperienza che mi dà gioia e mi onora, sia perché le caratteristiche di questo premio, che mira a valorizzare la ricerca storica, che riesce a raggiungere un pubblico di lettori più ampio, dicevo, questa caratteristica risponde anche allo spirito con cui ho cercato di scrivere il mio libro, ma mi onora anche il fatto che questo premio venga conferito ad Udine, perché si tratta di una città e di una realtà che la storia l'ha vissuta nel corso del Novecento, nei passaggi più drammatici, le due guerre mondiali, la Resistenza, gli anni della Guerra Fredda, e che in questi anni l'ha
costruisce, la diffonde, è impegnato a valorizzarla, una città e una regione che sono impegnati a valorizzarla. Il premio, promosso dall'Associazione Friuli Storia, presieduta da Giulio Giustiniani, contribuisce a leggere con maggiore attenzione la nostra storia contemporanea e rappresenta un ottimo veicolo di crescita civile per affrontare un presente complicato e un futuro incerto. E tutto il popolo friulano è protagonista della storia. Attraverso i secoli, non parlo solo delle ultime due guerre mondiali, ma parlo proprio della storia. Qui ricordiamo i francesi, i tedeschi, dagli Unni, i Goti, il nostro, sono passati tutti. Quindi questa è una bella iniziativa che è sottolineata anche dalla presenza poi dalla regione e dalla provincia, che sono i due enti più importanti che governano il nostro territorio.